Bene, caro Sirtete, Saftiti Bradia, benvenuti in questa serata. Noi annualmente organizziamo questa serata per... Non è una tradizione nostra quella della Vasilopita, però vogliamo riprendere questa tradizione nel nostro mondo, perché diciamo, la vita che ci unisce alla Grecia è indissolubile e quindi dobbiamo anche riprendere, almeno io sono di questo avviso, un po' forse contrario di tanti grecofoni, di qualche grecofono. Comunque è importante che noi con la Grecia andiamo avanti assieme. Queste manifestazioni sono per vederci assieme, per concludere l'anno di lavoro e per iniziare quello nuovo. Intanto voglio ringraziare tutti voi che siete presenti qui, i collaboratori fra l'altro che hanno realizzato anche i dolci, e la nostra socia Antonella, anche Beatrice che ha fatto un'altra vasilopita, intanto anche gli amici che vengono da fuori, da Messina, la comunità greca dello Stretto, con Macris, con Nassis e gli altri signori che hanno, tranne Nino che è una vecchia diciamo, conoscenza di Colo Marina, la signora Maria Capaloglu, responsabile della comunità Megarella di Reggio Calabria, il presidente del Palea Genea di Rocudi, il nostro dirigente, guarda là, ex dirigente con grande filellina, gli amici Briguglio e Michelangela, e soprattutto volevo anche ringraziare le due colleghe di lingua, diciamo, che insegnano italiano qui a Bova Marina, perché già lo scorso anno abbiamo attuato dei progetti di lingua greca con gli alunni di Palizzi e con gli alunni di Bova Marina, con risultati veramente eccellenti, la signora Iuriti e la signora Condemi, che veramente hanno realizzato anche sul cartaceo un'opera molto importante su questo nostro lavoro. Macris, Daniele Macris lo conosciamo, è una personalità nel nostro territorio ormai, fra l'altro insegna al Mauro Lico, e poi Dulcis in fundo, ma non perché sia l'ultimo, il diciamo consigliere metropolitano Pierpaolo, che veramente a costo di tutti i sacrifici è sempre presente alle nostre manifestazioni, ma anche a tutte quelle del territorio, devo dire, perché è sempre presente ovunque, un politico nostro, giovane fra l'altro, che io ho conosciuto, ho visto crescere. Sì. Ecco, adesso tutto ci diranno... Tutto è relativo, anche la giovane età. Allora, vediamo un po', Daniele, se ci vuole dire qualcosa sulla Vasilopita, intanto anche parlare come comunità, due parole di allora, Messina, e anche poi seguirà la signora. Io porto i saluti della Presidente Nazionale della Federazione delle Comunità Elleniche in Italia, dottoressa Olga Nassis, che era oggi impossibilitata a venire, e quelli miei per la comunità ellenica dello Stretto. Come voi sapete, oggi, diciamo, in tutto il mese di gennaio, un po' nella diaspora, si apre l'anno con questa torta di San Basilio. San Basilio è un santo importantissimo nella Chiesa Unita, perché è un santo anche della Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica lo ricorda il 2 gennaio, la Chiesa Ortodossa il 1 di gennaio. E San Basilio era famoso per la sua generosità, mandava questi cibi con denaro dentro, e questo è il motivo per cui c'è la monetina dentro la Vasilopita, per ricordare la generosità di questo santo. E poi nella tradizione popolare dice che chi trova la monetina, sapete che la prima fetta è del Signore, la seconda è della casa e poi le altre vengono date ai presenti, e chi la trova è il fortunello, più fortunato degli altri, atteso che siamo tutti fortunati che mangiamo la sorta di San Basilio, ma c'è chi è più fortunato degli altri fortunati. Ecco, questa è la tradizione. In Grecia si fa il 1 di gennaio per San Basilio, ma nella diaspora si può fare in tutto il mese di gennaio per il nuovo anno. A Reggio già l'hanno fatta, a Messina la faremo il 28 di gennaio. Quindi qua a Bova Marina oggi che è il giorno 15, come vedete si può fare. Vi ringrazio e buon anno a tutti. Grazie. La comunità più vicina a noi, diciamo. Vabbè, io sono la comunità, sono presidente della comunità ellenica di Reggio Calabria, Megalia Ellada. Noi la tradizionale festa della Vasilopita l'abbiamo fatta domenica scorsa. E abbiamo avuto due fortunati, perché due vasilopite, due monetine, due fortunati,
È sempre un'emozione essere qua insieme a Salvatore. L'anno scorso l'ho vinta io la monetina, per cui quest'anno dobbiamo cercare. Anche a Messina, anche a Messina l'ho vinta io, l'ho vinta sempre. La fortuna è stata dalla mia parte, alla grande. Sì, 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 funziona sempre, funziona sempre. Quest'anno speriamo di che la vinca di nuovo io. Io vi ringrazio di essere qui. Grazie anche a tutti i presenti. Non ho altro da aggiungere. Allora, io volevo ringraziare anche la Enza Cavallaro, che è qui come giornalista, e poi anche Pasquale Lazzaro, che ci fa questo servizio, diciamo, fotografico, che poi sarà pubblicato, diciamo, sulla TV locale. Grazie a tutti, e possiamo iniziare il taglio. Il taglio, il taglio. La macchina di sorte abbiamo. Dobbiamo spiegare che il primo pezzo va al Signore. Al Signore, vabbè. Ma l'ha detto già la Magrissi. Vabbè, lascialo, lo ripetiamo. Il terzo. Il secondo, allora togliamolo. Quello è del Signore. Questo è del Signore, io farei in questo modo, no, però. Per questo ho detto io che sei più esperto. Al Signore, a Gesù. Ah, mi stavo dire. Secondo è della casa. In questo caso della nostra situazione, in questo caso Delia, poi al presidente dell'associazione. Ecco qua, scusate, è così. Voi vi potete avvicinare, signori, perché io ora taglio i pezzi e venite a prendere ognuno il suo. Mariana viene a prendere il pezzo. Io, se qualcuno mi aiuta e mette qua i tovaglioli, almeno io taglio e voi prendete e distribuite. Ecco qua. Maria Covi che Vrischi, eh? Maria Toxerede, qua. Sarevi. Maria Sarevi stava chianerà. Il mio pezzo io me lo scelgo. Allora io mi prendo questo è per me, eccolo qua. No, perché voglio l'altro. Donna Africa. Possiamo sederci, che adesso sentiamo un po' di musica. Signori, avvicinatevi. Tanto venite a prendermi la vasilotta. Certo. Allora io taglio, venite a prendere il pezzettino. Ma non si può. No, il tagliare, se mi capita prendo il coltello. Thank you.
diciamo, prima, diciamo, l'anno scorso sbloccare 500 milioni di fondi per la valorizzazione della lingua, quindi dovranno svolgere un'azione primaria rispetto alle risorse che secondo me non potranno utilizzare che c'erano di questi servizi, che visto che sono provinciali e legate anche se finanza di questi abbiamo delle buone testimonianze di una buona riuscita e mi riferisco al vicino che si è operato nella nostra vicina perché la luce è stata realizzata su un'idea che veniva da candidato presidente della situazione di Consiglio che è stato invitato così come la situazione di sono stati invitati dal sottoscritto a partecipare al partenariato del concetto visto. Quindi nella prima parte dell'infrastruttura stata iniziata si integrano le opinioni strutturali al vostro e altro servizio. Ma la parte dei servizi della quella che dovrà mettere in rete dell'infrastruttura e dalla parte dovrà assolvere quel compito di far funzionare per esempio la scuola di mediazione culturale nata che nascerà dal percorso che faccio dove si dovrà reagire, si dovrebbe reagire, diciamo, per tutti i rischi delle opere musicali legate appunto alle minoranze. Così non è stato, vedremo che i risultati daranno le strumentazioni tecniche acquistate dove, che, diciamo, realizzare il collegamento tra i vari comuni che ci sono. A questo punto, non avendo con quei conti realizzato ciò che vi dicevo, puntiamo adesso nelle forme la gestione della nuova nuova il nuovo diciamo il nuovo insieme di difensore che dovrà essere appunto nel posto sarà il presidente di livello della presidenza abbiamo già avuto il commissario di protocollo che ha già portato la parte di contratto e la nostra presenza di abbiamo già qualche no assolutamente no perché è facile ipotizzare. Questo è stato un statuto, diciamo, le risultanze degli enti che devono arrivare. Quindi c'è un nome per la città metropolitana, ce ne sono due per i sindaci, ce ne sono quattro, due per la presidenza del Consiglio regionale, due per quella regione, quindi chiaramente, diciamo, le varie, spero non guardarlo alle cercelli, diciamo, ma con la condivisione dei nostri territori che venga, diciamo, avanti chi sappia ben amministrare, quindi che abbia non solo la cultura della propria, ma che abbia le competenze da dirigenziare in qualche modo, comunque le competenze che possono essere conoscenze programmiche perché ci sia una forte presenza culturale all'interno, tanto da poter valutare quali possono essere i progetti più utili per fornire l'altro la comunicazione sono chiari presidente l'associazione della a lui che chiama cosa posso fare o cosa posso alla crescita. Non è difficile, ma non è
caso certamente per me è un onore come presidente della comunità che sarei costretto di essere presente a questa importante iniziativa del circolo di Montevideo, che è un museo importante della cultura regionale. Questa nostra collaborazione con il circolo degli ormai che diciamo ventennale e poi anche come crescita del fine del nostro campionato posso contribuire perché i vari sportivisti, le varie meccaniche, anche le varie iniziative prese nel variamento della Commissione regionale che passano a buon fine, quindi non è molto che ci troviamo qui penso anche che invece di Calabria ci sentiamo a casa nostra. Chiudiamo la nostra serata dando voce a una verità e chiediamo a me stessa di spiegarci il significato del taglio della vasilopita e la monetina fortunata. Buonasera, sono Mariella Pavoni, presidente della comunità etnica di Cagliarella, di Reggio Calabria. Il taglio della vasilopita è una festa molto importante per tutti i turisti. Infatti il taglio della vasilopita si fa a Calabria, thank you.